siamo a Massawa, un isolone gigante che c'è di fronte alle coste eritree e che è collegato con una specie di ponte lungo. Allora, Massawa dagli eritrei viene chiamata anche Bazè. Il suo nome, quello antico originale, è Mzuwa, credo voglia dire chiamata, probabilmente perché è un porto naturale, quindi richiamava molta gente. Sono in una spiaggia abbastanza isolata, ovviamente c'è anche di là un'altra spiaggia più viva. Qui deve essere un albergo a 5 stelle che stanno costruendo e non è finito. Non so se si vede. Quando verrà costruito sarà una figata, perché se vedete è proprio di fronte al mare. Ogni conchiglia che cerchi di prendere prima o poi farà questo e comincerà a camminare. Ma non ne abbiamo trovata mezza che non è viva, che non ha l'acquarino dentro. E si pezza come i dannati. Quanti gradi ci saranno? 40 gradi circa. Dico in circa 40 gradi, ma in realtà erano 47 gradi. Il periodo estivo Massawa vive praticamente il periodo suo più caldo, dove le temperature sono sui 45, 46, 47 gradi. E praticamente diventa una sauna a cielo aperto. Però c'è un periodo che non combacia con quello estivo, da ottobre per tipo 5 mesi, che la temperatura si abbassa e raggiunge i 30 gradi. Una temperatura ideale dover respirare con serenità. Nell'acqua si sa da Dio, in giro io non so neanche come fanno a respirare. Se tu prendi dell'acqua fredda e la metti anche in casa senza il condizionatore, entro 5 minuti, bustina, un po' di zucchero e diventa tè. Sto esagerando, ma più o meno è veramente così. Ah, ho fatto le riprese a chiesetta che c'è qua. Praticamente ha davanti due dipinti. Da una parte i protagonisti, che sarebbero credo dei santi, che hanno la pelle scura. Dall'altra parte ce l'hanno la pelle chiara. Bella. Di fronte alla chiesa c'è un monumento con i carri armati. Cos'è che mi hai detto, Miki? Sembra che la benedice. È strutturata in modo tale che la chiesa faccia da sfondo ed è come se ne dicesse il monumento. La guerra è stata combattuta ed è stata anche vinta scavallando roba all'esercito nemico e poi utilizzandolo contro. Questi tre carri armati sono roba scavallata che poi è stata utilizzata per conquistare Massawa. È stato uno dei momenti chiave per ottenere l'indipendenza. Praticamente due ragazzi sono morti, sto parlando del momento della liberazione. Questi ragazzi hanno dato la loro vita per aprire il varco nella linea difensiva dell'esercito etiope, e da lì sono entrate le truppe nostre eritree e si sono prese Massawa. Io parlo di due ragazzi che poi in realtà sono due uomini, però ovviamente loro sono quelli che hanno in qualche modo si sono immolati per la causa, però il monumento è per tutta la vicenda. Tre carri armati piazzati là in modo carino, tutti impennati, tipo con delle scritte davanti. Però non so spiegarlo, è emozionante, è stato emozionante vederlo, con dietro questa chiesa. Come diceva mia moglie, era lì come a benedire la fatica di questi due ragazzi. Questa storia la racconterò meglio perché va raccontata bene. Quando me l'ha raccontata mi aveva fatto piacere. Sto pezzando come un dannato. Ciao.